Stoppa gli scippi, la sicurezza è progresso, è quanto si legge nello striscione di apertura del corteo che si è svolto oggi a Palermo, da Piazza Giulio Cesare a Piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo. Una manifestazione per rilanciare il tema della sicurezza in una città in cui negli ultimi mesi si è andato affermando un crescendo di furti e rapine ai danni di palermitani e turisti. L'idea, infatti, è partita dalla prima circoscrizione, in seguito alle numerose segnalazioni pervenute riguardo a furti e borseggi violenti nel centro storico. Un'iniziativa che ha visto insieme ai membri della circoscrizione e l'Associazione Nazionale di Volontari dei Vigili del Fuoco anche vittime di furti. Uno tra tutti, il giornalista Francesco Panasci, che 2 settimane fa ha subito il furto del suo smartphone. Partito dalla stazione centrale, il corteo si è mosso attraverso via Divisi, via Torino, via Roma, corso Vittorio Emanuele, via Macheda, piazza Cupani, ma ancora via del Celso, via Lincoln e piazza Calza. È un cancro che sta distruggendo l'economia del centro storico, spiega Ottavio Zacco, vicepresidente della prima circoscrizione. La nostra non è una polemica nei confronti dell'amministrazione o delle forze dell'ordine continua, quanto piuttosto un invito a cittadini e commercianti a collaborare. Attraverso questa iniziativa vogliamo mandare soprattutto un messaggio a questa gente per far capire loro che la continua violenza crea un danno a tutti. Lavoriamo allora tutti insieme per cambiare Palermo e vivere di turismo.